Dunque, andiamo a sistemare la mia serretta e a montare tutto l'aero garden. Questo è il mio tavolo della cucina, è un tavolo molto carino che ho comprato da Amazon. E ha praticamente questa parte qui che è un mobiletto con sotto degli spazi per tenere cose. E questa parte qua che si tira su e diventa un piano. In realtà ce n'è un'altra dall'altro lato. Per proteggere il tavolo nel punto dove metto il nostro amico Aero Garden, ieri sono stata a prendere un po' di cose e ho preso questo tappetino qua che invece è tipo in plastica. Ok, non è esteticamente la cosa più bella sulla faccia della terra, avrei preferito, forse magari ne passo a prendere un'altra. Attacco messo, ora ci spostiamo a vedere Aero Garden com'è nel dettaglio. Aero Garden è fatto da questo kit qua, quindi questo aggeggio alto qui, questo qua, è la base dove questa parte qua è la lampada LED, qua sotto ci sono i LED, qui c'è davanti il display per regolare le varie opzioni e il display consente di regolare la luce che se ho capito nel momento in cui attaccate lui in automatico parte, fa un ciclo di luce di 12 ore e poi di buio di 12 ore, però la potete anche regolare con tutto un settaggio che dovrebbe essere possibile. Poi c'è la spia dell'allarme quando manca l'acqua, il programma da selezionare, quindi se state coltivando vegetali, erbe oppure se volete un ciclo continuo di 24 ore di luce, la spia che dice di aggiungere il concime, insomma il plant food e il reset che serve a due cose, sia nel momento in cui si accendono le spie per resettare, lo azzerate e loro ripartono a calcolare il consumo di acqua e di plant food, oppure quando cambiate piantine, pigiato per tot secondi, fa ripartire tutto il ciclo da capo, se ho capito bene dalle istruzioni che sono date in dotazione. Questo è dotato di un attacco elettrico a cui potete scegliere di attaccare o la presa inglese che a noi non serve oppure quella italiana. Dopodiché abbiamo un lavaschetta, questa qua, che ha questo cavetto qui che si attacca alla base, questo qua, e se ho capito dalle istruzioni, questo serve a innaffiare le piante, cioè mette in azione una pompa per annaffiare le piante. Questa è una base in cui voi inserite acqua, inserite le piantine qua che ora vi faccio vedere e è insomma la parte dove viene fatta, si dice l'idropultura. Ovviamente questo viene posizionato qua e viene collegato dietro. Non so se era più intelligente prima inserire l'acqua. Poi in questa confezione viene fornito anche questo che è un kit di semi. In questo caso ci sono sei varietà di piante che sono due tipi di basilico, l'aneto, il timo, la menta e il prezzemolo. Nel kit c'ho ancora da leggere le istruzioni per capire bene come funziona questa cosa, ma viene dato il plant food, i cappuccetti che sono questi qua che vanno messi sulle aperture fino a che la pianta non è germinata e cresciuta. E poi soprattutto i conetti con la terra e i semi. Ho studiato tutto, credo più o meno di avere tutto abbastanza chiaro. Sostanzialmente noi dobbiamo mettere l'acqua e sono circa 2 litri di acqua. C'è all'interno un indicatore che dà il limite. I conetti sono questi, qui c'è scritto che
che questo è il prezzemolo, che i germogli vengano in 21-28 giorni e che questa è una pianta short, quindi per quello che c'è scritto nelle istruzioni lo andiamo a mettere qui. Basilico Thai, che è la germinazione in 4-7 giorni, quindi è decisamente molto più veloce e è alto, quindi va dietro. Poi c'è il timo, che ha la germinazione in 7-14 giorni e è basso. Il basilico genovese, che ha la germinazione in 6-12 giorni e è alto, quindi va dietro. Poi abbiamo l'aneto, che è alto e germina in 8-21 giorni, e la menta, che germina in 6-10 giorni e è medio. Devo mettere il plant food, che c'è scritto nelle istruzioni che per 6 piante, insomma, deve essere messo con 2 tappini da 8 ml ogni 2 settimane. Quindi il plant food va in base a quante piantine avete, al modello, insomma, del vostro aerogarden. 1 e 2. L'ultima cosa da fare prima di attaccarlo è mettere i cappuccini, direi. Quindi, ok, siamo pronti, proviamo a accenderlo. E ora ci salta in aria tutta la cosa. Boia! Maremma pesante. Cioè, abbiamo una stazione spaziale. Eccoci qua, scusate se balla tutto con la luce, però la nostra stazione spaziale è stata collocata. Via via vi faccio vedere se le piante riescano a nascere. Siamo al terzo giorno che ho messo questi vasettini e non so se riesco a farvi vedere che sta iniziando a nascere qualcosa. Qua ce n'è uno piccolo piccolo sotto, qua non vedete niente, ma fidatevi, ce n'è proprio una puntina piccola 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 sotto. E invece questo è il più avanti di tutti, perché ha delle foglioline abbastanza visibili. Di qua non riesco a vedere niente. Sperando di non farvi venire una crisi epilettica, questo è il risultato dopo 8 giorni. Il basilico è, almeno quello genovese, è il più avanti di tutti e in questo preciso istante gli ho levato il tappino perché c'era scritto che il tappino poteva essere tolto quando la piantina toccava le pareti, e direi che ci siamo. Poi c'è il timo, che procede lento ma costante. Il basilico Thai sta crescendo decisamente più lento rispetto all'altro, ma sta crescendo. Questi altri tre no, forse vedo un piccolo piccolo germoglino nella menta, ma non sono sicura al 100%, perché se è proprio basso basso piccolo piccolo. Ok, è passato un altro giorno e direi che siamo pronti a togliere anche questo cappuccettino qua. Nuovo aggiornamento sulla situazione. Oggi sono passate 2 settimane e abbiamo lui che svetta, lui che è bello comunque convinto. Adesso invece andiamo a togliere il terzo cappuccetto, perché anche lui è arrivato a toccare il cima della capsula. Per quanto riguarda questi di qua, continuano la loro sfigataggine. Qui non lo vedete, aspettate, vediamo se mi riesce a farvelo vedere. Sono apparse due foglioline della menta. Voglio fare un altro aggiornamento sulle nostre piante, stanno viaggiando alla grande. Oggi è il 23 di settembre, noi l'abbiamo piantata il 6, l'abbiamo messa il 6 e ormai questa, il timo, è a buon punto, questa è bella grandina, ma questa svetta, e oggi gli ho fatto il primo taglio. Qua ho tolto un rametto che ormai toccava quasi le lucine. Aggiornamento sulle piantine. Allora, il basilico è stato potato 2 volte a questo punto, quello genovese, e ha ributtato ancora.
potato una volta anche l'altro basilico e questo è il Timo, che a questo punto inizia a essere grandino. Abbiamo tolto il cappuccetto dalla menta che insomma a questo punto va raggiunto la grandezza giusta, gli altri due non sono ancora pervenuti. Non ho detto che oggi siamo a fine settembre, quindi oggi è il 28. Qui siamo un mese dopo esatto da quando è stato messo il vaso in idrocultura. I due tipi di basilico li ho potati numerose volte, tanto che ho praticamente un sacchetto nel surgelatore di basilico surgelato. Le taglio abbastanza di frequente perché fin tanto che le altre piantine non sono più alte, preferisco abbassare loro e tenere la luce bassa come da indicazioni. Ho potato anche una volta il timo. E la menta ha preso un bel via, nel senso che a questo punto è una pianta abbastanza formata. Poi abbiamo il prezzemolo qua che è iniziato a sbucare, non so se lo vedete. Mentre invece purtroppo quello laggiù non dà nessun segno di vita. Oggi siamo a 22 o 3, 23 di ottobre e questa è la situazione. Le piantine stanno benissimo, le ho dovute potare un sacco di volte, anche la menta. E lui è il prezzemolo che pare che ce l'abbia fatta, nel senso che è arrivato a toccare il barattolino, quindi glielo togliamo. Questo è la nostra idrocultura, come si chiama, dopo 2 mesi. Oggi sono passati 2 mesi esatti e qui c'è il nostro timo, i due basilici, questo e questo, questa è la menta e qui c'è un piccolo prezzemolo che stenta a crescere. Dietro all'ultima piantina, l'aneto, quello che era, l'ho buttata perché decisamente non ce la faceva a uscire niente e quindi ho creato più spazio alla menta che esce anche dal secondo buco perché ha fatto talmente tante buttate che aveva delle cose stavano uscendo anche dall'altro vasetto, insomma, quindi ho tolto il vasetto e la menta sta invadendo anche quello spazio lì. È un po' di tempo e non vi aggiorno sulla situazione dell'idrocultura. Mi dispiace, questi video verranno tutti uno strisce di luce. Oggi siamo il 20 novembre e la situazione è questa. Abbiamo la menta che c'è, cioè, svetta, è praticamente non solo nel suo buco, ma ha invaso anche l'altro che era rimasto vuoto. È diventata praticamente la regina di questo vaso. Qua c'è il povero prezzemolo soffocato in mezzo alle piante, che non mi sembra se ce la stia facendo più di tanto. Sì, lotta, però è molto debole. Qui abbiamo anche una fogliolina gialla, insomma. Questo è proprio nato sfortunato, secondo me. Poi c'è il basilico che andava alla grande, era il re del vaso, che in realtà adesso sembra crescere molto più stentatamente. Quest'altro tipo di basilico invece sembra ancora in forma, forse ha un po' rallentato la sua incredibile crescita rispetto a prima, però continua a buttare tanta roba, tanto che credo che quest'altro tipo di basilico un po' soffra dalla sua invadenza. E il timo che continua convinto, ma fino a un certo punto, nel senso che lui sta bene, però non ha mai svettato, insomma, è rimasto sempre molto più contenuto, ma credo sia un po' anche la natura delle piante, il basilico è abbastanza strong. Adesso siamo al 9, anzi no, scusate, al 10 di dicembre, questa è la situazione. Allora, che cosa è successo? Questo è il timo, grandino ma un po' rinseccolitino, che non potiamo da un bel po'. Qua c'è una selvaggissima menta e va assolutamente potata selvaggiamente, perché poi se no qua in cima le foglie si bruciano. Questo povero
prezzemolo che proprio non riesce perché è soffocato dalle altre piante, e poi basilico e altro tipo di basilico che ho appena potato selvaggiamente perché erano nelle stesse condizioni della menta e non ci potevano più stare. Quindi loro stanno andando alla grande, sono molto molto prolifiche. Il timo si difende. Questa io l'altra volta l'avevo piantata, avevo paura anche non si riprendesse più perché sembrava rallentata la crescita, invece poi ha ristrabuttato. Il prezzemolo penso che non ce la farà, poverino, mi dispiace, ma proprio non ce la sta facendo. Probabilmente ci ha messo troppo a nascere e poi si è ritrovato soffocato dalle altre piante. E, vi faccio vedere il raccolto di queste due piante qua. Eccolo qua, è un sacco di basilico, è veramente tantissimo. E adesso ci proviamo a fare un pesto. Questo è quello che è successo dopo 3 mesi da questo giardino, insomma, da questa lampada. La lampada è stata tirata su alla sua massima altezza, ma se non potiamo le piante, si bruciano le foglie. Potete vedere qua anche questa bruciate, quindi bisogna stare molto attenti a tagliarle perché se no questo, cioè alla massima altezza non ci devono arrivare, se no la pianta soffre. E è molto rigoglioso, dopo 3 mesi continua a buttare molto e ottimo perché ci abbiamo fatto parecchie cose da mangiare, sia con la menta che col basilico, il timo lo usiamo un po' meno. E beve anche molto perché ogni più o meno 2 o 3 giorni dobbiamo aggiungerci l'acqua. A me piacerebbe poter sfilare ogni tanto i vasettini da qua per riuscire a ripulire un po' questa lampada che poi a forza di buttarci cose è piena di fogliolette e tutto, ma non è possibile perché le radici sono troppo diffuse dentro e quindi questi non si staccano più. Forse questo sì, ma i basilici sono, cioè ormai hanno le radici compattate l'una nell'altra. E niente, io penso che si possa terminare qui la recensione perché si potrebbe andare avanti all'infinito. Secondo me, forse se mettete piante così invadenti come la menta e il basilico, è meglio avere meno buchi riempiti e dare più spazio a loro perché le altre, se no, saranno sacrificate. Però non so se questa è stata un vasettino fallato magari dall'inizio. E niente, con questo è tutto. E se avete domande lasciate un commento, magari poi in futuro, quando queste piante qui esaureranno il loro ciclo di vita, possiamo piantare un altro tipo di pianta insieme e vedere come si comporta, che ne so, dei pomodori, qualcosa del genere. Su questo io sono contentissima. È uno dei regali più carini che ho avuto in vita mia. Molto contenta.